Buongiorno amici, come state? Ben arrivati, spero che abbiate una buona visione, siamo in diretta Adi Education ed è una giornata molto importante perché presenteremo un grande ospite e abbiamo deciso di fare questo intervento aperto come forma di Open Day per darvi la possibilità di ispirarvi, vedere un po' di tecnica, parlare di colore, di bellezza e iniziamo facendo proprio una cosa che ci piace molto, cioè prendendo una di quelle bellezze molto naturali che è la bellezza che prende ispirazione dalla Francia, dall'antica tradizione francese della coiffure française. E siccome il nostro ospite è molto importante e parla francese, c'è qui con me una cara amica che adesso chiamerò a fianco a me, che Paola, ciao Paola, buongiorno. Aspetta che ti metto il microfono, buongiorno. Eccoti qua, buongiorno. Buongiorno a tutti, è un piacere. Paola Pontiroli si occupa del marketing di Adi e parla francese, per cui ci accompagnerà anche in quello che è la traduzione del nostro ospite di oggi. Paola, sei tranquilla? Sì, vedo anche Veronica connessa, per cui la nostra education manager, che solitamente era al mio posto in questi corsi. Per cui ciao Veronica, ciao a tutti. E ci sono un bel po' di persone connesse, per cui siamo già una sessantina. Ottimo. No, oh, c'è anche Stefano, il nostro responsabile. Giusto. Responsabile di educazione, ragazzi, un po' alla volta vi saluteremo tutti. Siamo anche in diretta oggi, a sorpresa un po', no? Sulla piattaforma di Parrucchierando, per cui fantastico, abbiamo tanti amici in più. E se, può essere un'occasione per voi per dare un'occhiata magari anche al resto della nostra offerta di corsi formativi. Noi non solo ci occupiamo di prodotti che magari conoscete o per sentito dire o perché magari li utilizzate proprio, ma siamo anche esperti di educazione, ci piace molto la cultura del settore. E quindi oggi, Paola, presentiamo una persona estremamente importante, no? Esattamente, oggi è con noi Fabrice Parra, che è il direttore artistico di uno dei nostri marchi, come Adi, per cui Kidra. E eccolo, dovrebbe entrare a brevissimo, ci si sta collegando dal sud della Francia. Bonjour. Buongiorno a tutti. Bene, quel piacere di vous retrouver. È un piacere per lui essere qui con noi e ritrovarci. Bonjour a allora, tutti. Ragazzi, vi do una piccola raccomandazione, ve la do subito. Così avete a disposizione uno strumento importante che è la chat e potete utilizzarla in qualunque momento, non solo per fare i vostri saluti, che ci fa sempre piacere, siete tanti oggi e siamo molto orgogliosi di questo, ma soprattutto per chiedere, per approfondire. Quindi Fabrice, our friends at home can ask a question with the chat. So, yes, of course, yes, with a pleasure. Ottimo. Pleasure. Bonjour Fabrice, dice Veronica. Bonjour Veronica. Bene, okay. Allora, lasciatemi soltanto dire due parole su Fabrice. Fabrice, I will briefly introduce you, so our friends will know a little bit more about you. Allora, ragazzi, Fabrice Farrà è innanzitutto in diretta dalla Francia, ci lo ringraziamo per questo, è a casa, anche loro hanno qualche problemino di lockdown, però ci tenevamo molto, per cui sarà una forma di intrattenimento artistica, ma anche tecnica e di ispirazione, ed è connesso dal sud della Francia, praticamente al confine con la Spagna, da Tolone esattamente. Però, oltre a questo, qualcosa sulla sua carriera. Lui è il direttore artistico di Kidra, che è una maison francese che è nata dall'intuizione, dalla grande arte di un personaggio meraviglioso, no Paola? Sì. ed è Patrick Alès. E Patrick Alès, per chi di voi ha un po' di capelli bianchi o come i miei un po' rosa, si ricorderà che appartiene a quella grande generazione di artisti a cui magari
si affiancano personaggi come Desange, Bruno, quindi siamo nel gotha vero della coiffeur francese. E Fabrice ha lavorato a lungo con questo maestro. So, I was just briefly introducing you and saying that you had a big opportunity to work with the master Patrick Alès. Yes, exactly. Yeah. You want to explain in French my relationship with Patrick Alès? Sì. Sì, io parlo malissimo francese, per cui gli sto parlando in inglese. Ha detto, vi spiegherò un pochettino la mia relazione con Patrick Alès, così vi lascio anche a Paola, che è un po' più brava di me sicuramente. Donc, effectivement, je suis arrivé il y a à peu près 11 ans dans le groupe. J'ai commencé en tant que freelance. Lui ha cominciato, diciamo, ha cominciato come freelance ben 11 anni fa nel gruppo Alès. Et au fur et à mesure de mes interventions, j'ai eu l'occasion de rencontrer Patrick Alès. E ha appunto incontrato Patrick Alès nel suo lavoro. Et donc il m'a demandé d'intégrer ses équipes et de prendre toute la partie artistique des marques coiffure et du laboratoire du Castel sur la partie artistique. E gli ha chiesto di entrare nel team di lavoro e di prendere in mano tutta la direzione artistica dei Laboratoires du Castel. E après j'ai effectivement travaillé avec lui sur des projets à la fois pour les marques professionnelles mais aussi pour les marques de pharmacie. Ok, per cui ha lavorato appunto fianco con Patrick Alès su dei progetti sia per il settore professionale parrucchieri che per il settore delle farmacie. Donc j'ai aussi beaucoup échangé avec lui sur sa passion, sur la vision de la coiffure, sur la passion des plantes et du végétal. E dunque ha veramente avuto occasione di lavorare con lui e di capire proprio la passione di questo grande personaggio per quello che era il mondo vegetale e anche il mondo ovviamente della conciatura. Et effectivement, c'est un vrai coup de cœur, artistique que j'ai pu vivre avec lui. Malheureusement, aujourd'hui, il est décédé, mais son âme et son sang, son ADN est toujours avec nous. E dunque sta dicendo che è stato veramente una grande esperienza, un grande momento lavorare con lui. Purtroppo Patrick Alès è deceduto, è mancato 2 anni fa, e però la sua visione e la sua persona sono sempre con noi. La coiffure était vraiment son cœur de métier, même s'il fabriquait des produits, il avait besoin d'être connecté avec son métier de cœur. E la sua passione era veramente la coiffure, per quella conciatura, il mondo della conciatura, anche se poi lavorava sui prodotti, ma voleva comunque sempre tornare alla sua passione vera. E chaque fois que j'élaborais des produits, il venait sur des tests et il me challengeait à chaque fois Ogni volta cercava sempre di sfidare, di spingere un po' al limite Fabrice, sempre facendolo lavorare sempre al meglio con i prodotti in questo mondo. Je me rappelle d'une phrase qui disait tout le temps, à chaque fois que je crée une nouvelle nuance ou un nouveau produit. E si ricorda di una frase in particolare che lui diceva sempre quando creava una nuova tonalità o un nuovo prodotto, un nuovo colore. Il me disait à chaque fois, tu sais, il faut pas juste créer des bons produits, il faut aussi le prouver. Diceva che non serve solamente creare dei buoni prodotti, ma bisogna anche fare in modo di provarli, fare in modo che lo siano veramente poi nella realtà. Voilà. C'est merveilleux, Fabrice. Merci pour ta expérience. Mais je vous en prie. Grazie mille. E per gli amici a casa che non conoscono il marchio, devo dirvi che
lo spirito di Patrick Aless nella ricerca dell'efficacia delle piante, che è partito molti molti anni fa, è incredibilmente moderno, cioè tutti che adesso ricercano la natura, il green, no, la sua ossessione per cercare l'efficacia dei principi attivi, lo studio delle piante, pensate che aveva una fitoteca, quindi questa specie di libreria di piante, sull'efficacia delle piante, sulla cute e sui capelli, che era una delle più grandi del mondo ed era connessa non so a quante università, sia di farmacia che medicina, per condividere queste scoperte. Patrick Aless was a great expert of herbs and flowers and all these extracts. Yeah. Quindi, shall we get started with the collections? I nostri amici a casa sono sicuro che vogliono vedere un po' di collezioni, un po' di capelli. Qual è l'ispirazione della collezione? Quelle è l'ispirazione di questa collezione, Fabrice? Allora, questa collezione, tout d'abord, je l'ai créée en partenariat avec une personne che j'ai rencontrée sur mon parcours et, sur mes, et pendant mes voyages, qui est un coiffeur français qui vit bien sûr à Paris. Allora, questa collezione è stata creata da Fabrice a quattro mani con una persona che lui ha incontrato nel suo appunto, percorso professionale. Questa persona è uno stylist, un hair stylist francese che vive a Parigi. E in fait, en discutant avec lui, on a eu pas mal d'attrait sur des visions artistiques. E hanno discusso, hanno parlato, hanno capito assieme alcune, qualche visione sul percorso artistico che poi stavano, su cui stavano lavorando. Donc, il s'appelle Cyril Laforêt. Il suo nome è Cyril Laforêt. Voilà, et Cyril Laforêt a été médaillé et champion de France de coiffure. E Cyril ha vinto campionati di acconciatura francese, ha partecipato. E donc il est effectivement voilà, c'est lui. Il est parti après ses études aux États-Unis à Miami, exactement. E poi è partito e ha deciso di lasciare la Francia e si è trasferito a Miami per appunto proseguire i suoi studi. Et pour vivre le rêve américain, hein. E per vivere in un certo modo anche il sogno americano. Sauf que bien le pays lui manquait et il avait besoin de retrouver ses racines. Il est rentré en France et il Poi est in devenu. Realtà ha cercato le proprie radici, no? Per cui gli mancava comunque il proprio paese, è tornato in Francia. Et il est devenu coiffeur studio pour les. Pour, il a assisté de très grands noms de la coiffure, de la fashion. Fashion hair stylist come Eugène Suliman, Luigi Morinu, per esempio. Ed è diventato freestyler, per cui uno stylist editoriale, ha lavorato tantissimo nelle fashion week francesi con nomi come grandi nomi come Eugène Suliman o Luigi Morinu. I nostri amici sicuramente li conoscono entrambi, come Luigi Murenu e Eugene Solomon, ovviamente. Mi piace questo, questo Wizardy e Pontironi. Ah, tra l'altro, scusate, vi interrompo perché ho un amico che sta scrivendo in chat e sta scrivendo in francese, però Fabrice non lo vede, per cui aiutateci, cioè, eventualmente se avete delle domande. Mi conviene scriverlo in italiano che le traduce. Okay, so il y a déjà des questions sur les couleurs, mais on va attendre. Aspettiamo un attimo per le domande tecniche sul colore, però l'abbiamo. Je suis une grande partie de ma journée avec vous, alors on a tout le temps. Vraiment, j'ai tout le abbiamo temps tutto il tempo per parlare, per cui staremo tutta la mattina assieme. Je répondrai à toutes les questions, pas de problème. E risponderò a tutte le domande, nessun problema. Ok? Pour la collection, on s'est inspiré de j'avais envie cette année d'avoir des vraies femmes, pas juste des mannequins beauté, je voulais avoir des expériences de vie. Dunque, in realtà, per l'ispirazione di questa collezione parte proprio dalla realtà, nel senso che Fabrice non ha voluto delle modelle classiche, ma ha voluto delle donne vere, su cui delle donne con una storia.
Et pour ça, j'ai imaginé un métier, un art autour de la nouvelle gamme que nous allions imaginer, sortir, en fait, créer. E ha cercato di immaginare proprio anche quale potesse essere l'arte attorno a cui far girare poi la collezione. Et j'avais envie d'allier des mots qui étaient importants pour moi, qui étaient légèreté, grâce, raffinement, rigueur. Aveva bisogno anche di sottolineare dei concetti che voleva poi fossero vivi nella collezione, come leggerezza, eleganza, rigore, Et donc, raffinatezza. en fait, j'ai tout de suite imaginé pousser les portes d'une salle de danse à Paris, où j'ai rencontré trois femmes avec trois histoires différentes. Per cui quello che ha fatto è aperto le porte di una scuola di danza parigina, e ha incontrato queste tre persone, queste tre donne. Ce qui était amusant avec ces femmes, c'est qu'elles avaient toute une expérience autour de leur passion. Mais elles étaient à des chemins différents. E quello che era interessante di queste donne è che avevano tutte comunque lavoravano per la loro passione, per cui avevano questa esperienza nella loro passione della danza, ma erano tutte a un livello diverso del loro cammino di vita, della loro esperienza di vita. Et donc voilà, j'ai voulu amener ces visuels avec Cyril Laforêt autour de l'élégance, du raffinement, de l'affirmation de soi et de l'histoire de vie. Dunque, ha lavorato appunto con Cyril su queste tre donne, su queste tre presenze, nella loro raffinatezza, nella loro eleganza, ma anche nel loro momento di vita e stile di vita. Ecco. Voilà, pour la petite histoire, si vous voulez. Ok, ecco dunque la piccola storia dell'ispirazione di questa nuova collezione. A questo punto direi di lanciare il film, questo bellissimo video di introduzione. Voilà, Fabrice. C'est parfait. On peut commencer la première. On peut commencer la première modèle et tu me poses des questions au fur et à mesure. Ok, on peut commencer. Oui. Iniziamo dunque, oui, on peut commencer avec la première. Dunque, iniziamo con la prima modella della collezione. Il suo nome è Donc Chloé. la première modèle de la collection, elle s'appelle Chloé. Elle représente la jeune génération, elle a 18 ans, elle est au Conservatoire de danse de Paris. Dunque, ecco Chloé, appunto una breve introduzione proprio sulla persona, per cui è una ragazza di 18 anni che rappresenta la nuova generazione, studia al Conservatorio di Danza di Parigi. Elle est à l'aube de sa carrière, elle est passionnée, elle rêve de rentrer avec de travailler avec les plus grandes compagnies du monde. Elle est vraiment au début pleine d'énergie et de passion.
per cui è all'inizio della propria carriera, è in quel momento in cui si è pieni di energia e di passione e sogna di poter lavorare con le più grandi compagnie di danza francesi. Donc là, sur ce visuel, Chloé avait une hauteur de ton de 6. Dunque, qui partiamo da un'altezza di tono di 6. J'ai réalisé tout d'abord sur l'ensemble de sa chevelure, demi-longueur, racine, demi-longueur et pointe, la nuance Kidra Jelly Gloss 6-11. Dunque, per cui Fabrice ha lavorato su tutta la chioma, radici, lunghezze, punte, con Kidra Jelly Gloss 6-11. En 1 plus 1 avec l'oxydant 0-0. 1 più 1 a 1 con l'ossigeno 10 volumi. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez utiliser l'élixir d'Alès dans votre mélange, mais dans ces cas-là, votre texture deviendra plus fluide, plus liquide. Ok, poi Fabrice parla di questo prodotto, in realtà, che vi faccio vedere velocemente, che è questo, questa fialetta. Si chiama Elixir d'Alès, per chi non lo conoscesse, ed è un elemento fondamentale della colorazione Kidra, è un booster, tra virgolette, di oli essenziali. Fabrice ci stava spiegando che nel caso voi utilizziate questo Elixir dentro la vostra miscela, andrà a essere un pochettino più liquida, ma senza problemi, diciamo. Mais moi, ce que j'aime, je préfère, parce que j'aime la matière, j'aime cette texture qu'elle a, que je vais vous présenter, je préfère l'utiliser, la vaporiser avant sur mes demi-longueurs et pointes et appliquer ma coloration, mon Kidra Jelly Gloss de façon traditionnelle. Okay, c'est mon truc à moi. Fabrice ama molto la texture un pochettino più densa della miscela, per cui in realtà non inserisce l'elisir nella miscela direttamente, ma lo vaporizza, che questo è un ottimo consiglio, lo vaporizza sulle lunghezze prima di creare, di lavorare sul colore. Voilà, mais si vous le mélangez, que vous préférez le mélanger, il n'y a aucun problème pour ça. Ma se comunque lo volete mischiare con la miscela, non c'è comunque nessun problema. Donc, ce que j'ai fait, on va reprendre les séparations. Donc, une fois que j'ai appliqué ma couleur partout, sur cheveux secs, je vais travailler mon balayage. Dunque, dopo aver creato il colore, come diceva prima, il colore di base, va a lavorare sulle sezioni e poi lavoreremo anche con un balayage. Je vais isoler mon premier centimètre de la bordure. Dunque Fabrice va a isolare il primo centimetro, fa una sezione isolando il primo centimetro dall'attaccatura. Jusque à l'autre côté, un centimetro. Un centimetro fino dall'altra parte. Je vais venir de mon golfe temporal. Poi parte tracer une courbe. E traccia, seziona una curva. Jusqu'au milieu de la zone de vertex. Fino al centro della nuca, del vertice. E je vais finir ma courbe. E continua la sua sezione curva fino sur le milieu du golfe temporal opposé. Fino ad arrivare al centro della tempia del lato opposto. Ok? Donc là, je vais avoir ma zone A, che è ma bordure. Le dessus, je l'isole. Ok, per cui avrà una zona 1, che è l'attaccatura, la parte invece superiore. Et je vais venir tracer une autre courbe qui va partir du milieu de l'oreille. E poi traccio un'altra curva che parte dalla metà dell'orecchio. Qui va passer prosegue par le milieu de l'os occipital. Passa attraverso il centro dell'osso occipitale e qui va se terminer sur le milieu de l'oreille arrière opposée. Si conclude alla metà dell'orecchio opposto. Et je vais isoler cette partie. E la va a isolare.
Donc, je vais avoir une zone centrale. Dunque, ha questa zona centrale. Qu'on va appeler la zone B. Che chiamiamo zona B. Scusate, vi interrompo per dire ai nostri amici a casa che preferisco tenere l'inquadratura su Fabrice, però poi tutta la parte tecnica la potete ricevere semplicemente digitando in qualunque vostro browser l'indirizzo che vedete che passa sotto. Questo vi permette di scaricare proprio la guida in modo tale da avere tutte le sezioni ben precise. Facilissimo, in qualunque browser, che sia Chrome, Mozilla, Firefox, quello che utilizzate, voi digitate info.adiflagstore.it / collezione colore, e questo vi permette di scaricare tutto quanto, vero Paolo? Sì, sì, basta che digitate questo indirizzo, o avete confermate la presenza al seminario con il nome del salone e l'email, e immediatamente cliccando ricevete il PDF con tutto il step by step della collezione. Mi raccomando, usate questi materiali in salone, io dico sempre, il digitale ci aiuta tantissimo in questo, scegliete il vostro tempo e potrete rivedere il video che rimarrà online e condividere con tutto lo staff del vostro salone questi materiali. Ok Fabrice, on a dit qu'on va donner à nos participants le book avec le step by step, donc ils peuvent le télécharger à la fin de la classe, donc. Ah, ben parfait. Oui. Super. Donc, je reviens sur cette zone B qui est ma zone centrale. Ok, ritorniamo sulla zona B, che è questa nostra zona centrale. Je vais diviser en trois sections à part égale. E facciamo una divisione a pari, un'uguale divisione in tre parti di questa zona. L'épaisseur, alors ça dépendra la densité de la chevelure, mais c'est entre 2 cm à peu près. Ok, lo spessore di queste sezioni sono circa 2-3 cm a seconda della densità poi della ciocca e del capello. Donc ma deuxième séparation et enfin ma troisième séparation. Ed ecco la terza sezione. J'aurai donc la zone 1, 2 et 3. Abbiamo la zona 1, 2 e 3. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer le balayage. Donc, sur le balayage, je vais commencer toujours sur la zone 1. Dunque, iniziamo ora con il balayage. Iniziamo con il balayage e si inizia dalla parte 1, quella più bassa, per poi andare verso l'alto. Donc, je vais venir créer une technique que vous connaissez qui s'appelle le painting balayage. Dunque, applica questa tecnica che sicuramente voi conoscete, che è appunto il painting, il balayage. Donc en fait, juste pour rappel, je viens ici crêper. Je crêpe pas dessus, je crêpe dessous, parce que dessus c'est un crépage pour les attaches, alors que dessous c'est un crépage pour les techniques. Ok, per cui andrà a cotonare, tanto per ricordarvi la tecnica, non dalla parte in alto, non in alto, non sopra la ciocca, ma sotto la ciocca. Pourquoi? Alors ça c'est aussi quelque chose que on sait pas forcément qu'on fait de façon machinale, mais qu'on sait pas. C'est que quand on crêpe de dessous, on n'a pas des nœuds, on n'a pas des effets de crépage. Alors que quand je vais le crêper par-dessus, j'ai en fait plein de petits cheveux là. Okay. Vous voyez ces petits cheveux? Vedete, se quando andate a cotonare sopra, escono tanti piccoli capelli, come vedete. E invece cotonando solamente sotto, questo non succede. Et ça, si vous appliquez votre décoloration sur ces petits cheveux, ben vous avez des chances d'avoir des taches. E quando andrete poi ad applicare la deco, se avete cotonato in questo modo, tra virgolette, sbagliato, per cui sopra, avrete magari delle piccole macchie, perché andrà proprio a finire su questi capelli che fuoriescono dall'alto. Alors que en crêpant par le dessous, vous avez moins de risque. Invece se cotonate solo nella parte sotto della ciocca, avrete sicuramente meno rischi.
Alors aujourd'hui, cette technique, chacun donne un petit peu son avis, son conseil, etc. Moi, je dépose toujours ma matière au milieu de la mèche. Ok, per questa tecnica ci sono vari metodi, ognuno poi ha il suo preferito. Fabrice depone il, mette la deco al centro della, della ciocca. E je vais venir récupérer, en fait, un petit peu de produit et je vais venir redessiner. Prende un po' di prodotto. Mon petit balayage. E comincia a disegnare il suo balayage. Une fois que vous êtes, vous avez fait votre... Vous me voyez bien, là? Voilà, là c'est mieux, non? Direi di sì, Fabrice, oui. Donc, une fois que vous avez tracé comme un V au centre... Quando avete finito di fare questa sorta di velo centrale... Vous venez juste au milieu, aller en contresens. Ritornate al centro e pennellate verso l'altro in controsenso. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un résultat fondu et pas tomber sur un balayage californien classique. E in questo modo avete un effetto molto più sfumato e non così marcato come per esempio il balayage californiano classico. Donc là, je reviens sur ma partie centrale, je viens appliquer plus de produits. Ritorno sulla parte centrale, apre ancora un po' di prodotto. Voilà, j'insiste bien pour bien faire pénétrer mon produit et avoir un éclaircissement régulier. Insiste un po', per cui satura bene per far penetrare bene il prodotto, avere una schiaritura regolare, omogenea. Et je vais venir protéger ma mèche. E vado a proteggere la mia ciocca. Avec du papier. Con delle cartine. Je vais prendre la mèche à côté. Je tourne ma tête malléable, comme ça vous le verrez bien. Adesso girerà la testina. Vous voyez bien? Oui, oui. Donc, à côté, je prends une section d'à peu près 3 à 5 cm de large. Prendo un'altra sezione a fianco, circa 3-5 cm di larghezza. Que je ne vais pas toucher, que je vais garder tel que. Che avevo tenuto da parte. Et je vais prendre une autre mèche à côté où je vais recréer à nouveau mon painting balayage. Donc je crêpe par le dessous. Per cui salta questa ciocca che non tocchiamo e passiamo alla ciocca successiva dove ricreiamo la stessa tecnica di painting balayage. Va a cotonare sotto. Donc je crêpe par le dessous et si j'ai des petites boucles avec ma pointe, je vais venir les étirer pour justement éviter tout ce qui va être tache. Ok, e se, se escono dei capelli dalla parte superiore o dei piccoli nodi, li va a ordinare, a pettinare con la coda del pettine. Questo per evitare, come abbiamo detto prima, di avere delle macchie. Donc là, sur mon modèle, Chloé, j'ai appliqué 30 grammes de poudre décolorante Kidra Blonde Beauty 8 tons. Dunque, sulla questa modella abbiamo applicato la miscela, per cui ci sta raccontando la miscela, 30 grammi di polvere d'eco. E 45 grammi d'ossidant Kidra Blonde Beauty numero 2. Ah no, okay. Sur le modèle j'ai utilisé plus. 60. E 60 ml di ossigeno numero a 30 volumi. Alors pourquoi des fois on fait un et demi, des fois on fait deux en décoloration? Eh bien en fait c'est une question de texture. Mon modèle avait des cheveux très épais et si j'étais resté sur 1 plus 1 et demi, le produit n'aurait pas bien pénétré. Donc il vaut mieux que je le dilue un peu plus pour avoir vraiment cette pénétration du produit parfaitement. Ok, in questo caso non ha fatto come classicamente si fa, uno e mezzo con la deco, ha fatto uno a due per una questione di texture di capello della nostra modella. E là, je reviens au centre e je viens très légèrement à contre-sens.
Ok, per cui ritorna al centro e va a pennellare verso l'alto in controsenso. Et je reviens sur mon centre pour bien faire pénétrer mon produit sur l'ensemble de mes demi-longueurs et pointes. E ritorna ancora al centro aggiungendo al tuo prodotto per farlo penetrare al meglio sulle lunghezze. Ok. Et une fois que j'ai fait ma zone 1, c'est-à-dire ma première, je vais basculer sur, avec la même méthode, mais sur ma zone 2. Donc celle-ci, la deuxième. Una volta conclusa la parte 1, la parte inferiore, andiamo a lavorare sulla parte 2, quella sopra. Donc là, souvenez-vous, ici, il y a ma première mèche d'éclaircissement. Per cui vedete sotto, qui ho la prima, ho la prima ciocca che andrà schiarita. Donc celle du dessus, je ne vais pas la toucher. Dunque questa sopra non la vado a toccare. Je vais éclaircir ma mèche sur la zone qui n'a pas été touchée en dessous. Qui vado a schiarire la ciocca sopra quella che non era schiarita, per cui è una, sta facendo una tecnica alternata. Est-ce que ça va? Est-ce que ça paraît clair pour tout le monde cette explication? Ci sta chiedendo se è chiaro per tutti. Io non vedo domande. Moi, je ne vois pas les questions, donc ok. Donc ok. Amici, siete tantissimi, sono quasi contento che abbiamo quasi raggiunto i cento connessi, più gli amici di Parrucchierando, per cui è una bellissima mattina per la nostra education. E ricordatevi che nella chat, sia quella di YouTube, ma anche quella di Facebook, noi siamo pronti a rispondere alle vostre domande, per cui fateci sapere se avete dei dubbi. C'est bon? C'est bon. Donc, je ne vais pas faire l'ensemble de ma technique, parce que sinon ça risque d'être long et vous allez peut-être vous ennuyer. Mais je vous ai montré la méthode d'éclaircissement. Donc, une fois que j'aurai fait ma zone 2, je vais faire ma zone 3, pardon, excusez-moi. Dunque Fabrice ora accelera, più che altro per darci tempo di vedere anche le altre tecniche. Si passa diretto, una volta finita la zona 2, si passerà alla zona 3. Donc, comme sur ma zone 2, ma première mèche, je ne l'ai pas éclaircie, ça sera sur ma zone 3, où je vais éclaircir ma mèche. Dunque, visto che nella zona 2 non ho, nella prima ciocca non ho fatto la schiaritura, ora la farò appunto sulla zona 3. Je vais inverser les éclaircissements. D'accord? Vado a fare un'inversione delle schiariture praticamente. Dès que je vais éclaircir une mèche sur la prochaine au-dessus, je vais garder une zone sombre. Ok, per cui dove ho schiarito prima, sotto non schiarirò, è il contrario. Fabrice, j'ai une question? Alors, la question est si le 6-11, on l'a utilisé seulement sur les repousses, mais aussi sur les longueurs. Sur mon modèle ou sur la tête malléable? Parce que sur la tête malléable, c'est là où j'ai réalisé la technique. Ça, c'est pas, faut pas se fier à la couleur de la tête malléable. Non, je pense sur la modèle. Ah oui, alors sur la modèle, j'ai appliqué d'abord le 6-11 partout. Ok, Fabrice sta rispondendo alla domanda di uno dei nostri partecipanti e sulla modella ci dice che il 6-11 è stato utilizzato dappertutto, sulle radici, sulle lunghezze, su tutta la chioma. E, Fabrice, il demande pourquoi tu n'as pas éclairé avant et puis tonalisé après. Alors. Parce qu'en fait, dans mon objectif de ce modèle-là, c'est d'avoir ces parties-là le plus clair possible. Et si j'avais tonalisé, si j'avais utilisé le 611 après, eh bien, j'aurais sali ma décoloration. Alors que j'avais besoin d'un maximum de clarté.
Ok, in realtà non ha tonalizzato, come non ha tonalizzato dopo, perché aveva bisogno che queste schiariture fossero al massimo, per cui fossero più chiare possibile. Se avesse poi tonalizzato, avrebbe avuto un risultato diverso. Et il faut se dire aussi que les Kidra Jelly Gloss, je l'ai aussi utilisé, pas pour modifier le reflet ni la base de ma cliente, je l'ai utilisé pour faire uniquement briller et apporter un reflet à mon modèle, tout simplement. E oltretutto ci vuole anche sottolineare il fatto che Jelly Gloss è stato usato in questo caso non per modificare il colore, ma per dare un riflesso. On peut utiliser les Kidra Jelly Gloss sur plusieurs formes. Vous pouvez à la fois sublimer pour rafraîchir un reflet, pour apporter de la brillance. Perché comunque Kidra Jelly Gloss è un prodotto che è multifunzione, per cui si può usare per creare dei riflessi, si può usare per semplicemente lucidare, creare della brillantezza. Vous pouvez l'utiliser juste pour venir corriger un reflet, pasteliser, sublimer un blanc. Per cui per sublimare un biondo, per correggere un riflesso. Et vous pouvez aussi créer à la fois des couleurs fantasy, comme créer des nuances qui vous manquent. Per cui potete, per creare in realtà dei colori moda rispetto a delle tonalità più soft che vi piacciono. Voilà. Ok. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Chiede se ha risposto alla domanda, penso di sì. Je pense que oui, donc... Voilà, okay. On peut continuer. Alors, je vais laisser poser mon painting balayage jusqu'à obtenir un fond de décoloration jaune très très clair. Ok, per cui lasciamo in pausa la decolorazione fino ad arrivare ad una base di schiarittura veramente molto molto chiara, per cui biondo chiarissimo. Ok. Une fois que j'ai obtenu mon fond de décoloration, je vais retracer de façon à peu près, que ça soit pas régulier, c'est pas un problème. Vous voyez, je vais retracer mes trois bandes. Ok, poi una volta fatta una parte, andiamo a ritracciare le nostre sezioni. Non devono essere perfettamente come prima, per cui va bene anche così. Et dans ces trois zones, je vais toujours commencer par ma zone 1 qui sera en bas et je vais m'amuser à apporter des reflets fantasy. Ok, riprendo la zona 1, per cui quella più in basso, e si va a divertire creando delle ciocche di un colore, vedrete, fantasia l'ha chiamato. Donc, je vais sur mes zones pré-éclaircies. Appliquer d'abord mon mélange 3, très exactement. Ok, per cui vado a prendere la mia ciocca che avrò schiarito e applicherò la miscela numero 3. Alors, ce mélange, c'est 1 g de Kidra Primary violet pour 15 g de Kidra Jelly Gloss, le clear, d'accord, en 1 plus 1 avec l'oxydant 00. Ok, per cui abbiamo 1 g di violetto della linea Kidra Primary, 15 grammi di Clear, Kidra Jelly Gloss, e 1-1 con l'ossigeno. Per chi non conosce il marchio vi dico soltanto due cose, almeno vi potete eventualmente ispirare. Kidra Primary è pigmento puro, per questo mettiamo 1 solo grammo ed è pigmento che si ossida, quindi è un pigmento che è molto persistente, si può aggiungere a qualunque colore della linea con cui vogliate giocare, bisogna andarci molto piano perché quando lavorate su una base così schiarita, 1 mezzo grammo in più potrebbe trasformare il vostro biondo elegante in fata turchina, per cui state molto attenti, pesate sempre. Mentre il Clear è un gel molto liquido, molto gelatinoso e trasparente, per cui cosa ha fatto Fabrice? Sta mettendo dentro ad un materiale estremamente incolore una goccia di pigmento puro viola. E poi naturalmente, siccome si ossida, ha bisogno di ossidazione, aggiunge
l'ossigeno rivelatore. In questo caso è un ossigeno molto molto basso, 0,0, per cui è un ossigeno, mette un ossigeno basso perché deve depositare. Donc je crois avoir compris, c'est effectivement, j'ai utilisé le clear pour pouvoir diluer mon pigment direct et l'oxydation. Ok, per cui gli sta dicendo che ha utilizzato il clear per andare a diluire direttamente il pigmento diretto. Et donc je l'ai dilué jusqu'à 10 fois sa charge pigmentaire pour créer du pastel. Per cui l'ha diluito fino a 10 volte la sua carica di pigmento per creare un colore pastello. Et plus exactement 15 fois sa charge pigmentaire. Più esattamente pour avoir le bon dosage, la bonne couleur. Per essere più precisi, 15 volte, l'ha diluito 15 volte la sua carica di pigmento. Voilà. Parce qu'en fait, j'avais vraiment envie d'obtenir des résultats, un côté très, très lilas, lavande, et à la fois, je voulais, pour l'autre mélange, avoir un côté rose, mais pas le rose poupée ou le rose Barbie, quoi. Ok, per cui, perché la sua intenzione era quella di avere poi dei colori molto molto pastellizzati, un lilla, un glicine molto chiaro e poi vedrete anche un rosa, ma non un rosa Barbie, un rosa, un baby pink, una cosa molto più leggera. Je voulais un rose plus riche en fait, plus riche. Voleva un rosa più ricco. D'ailleurs, je ne sais pas, vous regarderez sur la photo de cette jeune fille, au niveau de la queue de cheval, elle a des fleurs qui ont la même couleur que les mèches de cheveux. Ok, se poi date un'occhiata alle foto appunto nel book della collezione, vedrete le foto finali, vedrete Chloe con una conciatura con un fiore nella coda e questo fiore ha lo stesso identico, la stessa identica tonalità delle ciocche che andremo a fare. E queste fleurs ont été créées par Cyril Laforêt e c'est du cheveu naturel. Elles sont un cheveu naturel. Questo è un curiosité. È molto carina questa cosa, il fiore che appunto vedete in questa foto è un fiore fatto di capelli naturali ed è stato creato da Cyril Laforêt. Exactement. Donc pour mon exactement, bravo. Ale. Merci Fabrice. Bravo. Pour mon mélange 4, j'ai utilisé un demi-gramme de magenta pour 15 grammes de Kidra Gel Gloss Clear en 1 plus 1 avec l'oxydant 0,0. Ok, la miscela 4 è composta da mezzo grammo di magenta, Kidra Primary, 15 grammi di Clear. Il tutto con 1-1 con l'ossigeno a 5 volumi. Et je vais une fois sur une mèche pré-éclaircie appliquer mon mélange 3 et sur l'autre mèche pré-éclaircie je vais utiliser mon mélange 4. Et ça sur l'ensemble de toutes mes sections 1, 2 et 3. Dunque vado ad applicare la mélange, il mix 3, la miscela 3 sulla prima ciocca schiarita e la 4 sulla seconda e proseguo. E questo per tutte le sezioni, dal basso verso l'alto, 1, 2 e 3. Ça va? Ça vous paraît clair? Mi sembra chiaro? J'ai laissé poser à peu près 20 minutes. Tempo di posa circa 20 minuti. Alors, ça aussi, quand vous travaillez avec des pastels, on dit 20 minutes environ, mais ça demande quand même, selon la porosité et le cheveu, de le surveiller. Ok, si dice sempre 20 minuti, cioè diciamo 20 minuti, ma ricordiamoci, lavorando su colori pastello, mi raccomando, controllate sempre anche a occhio. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, le risultat. Donc, vederlo. On va la décoiffer pour que vous puissiez bien voir. Parce que sur le modèle, elle a effectivement, je ne sais pas dans quel sens je suis. Sur le modèle, elle a une queue de cheval qui permet en fait de voir le résultat. Sulla modella vedete una coda di, sulla modella della collezione. Avec la queue de cheval. Avete una coda di cavallo che, eccola, che fa vedere benissimo questi riflessi.
Et là, vous pouvez voir les différentes nuances. E qui vedete le diverse tonalità. Eccole. Je sais pas, est-ce que vous le voyez bien? Lo vedete bene? Oui, oui, Fabrice. Hop. Voilà. Sur l'autre, la partie arrière. Ecco la parte posteriore. Et sur l'autre côté. Ed ecco dalla parte laterale. Donc ça c'est un petit look sympa pour des jeunes filles. Elle a 18 ans. À 18 ans, on s'amuse à faire des couleurs un petit peu fortes comme ça. Donc c'était vraiment en adéquation avec avec elle, son univers, son style et ce qu'elle aimait. Ok, questo è un colore decisamente personalizzato su questa modella, è un colore giovane per le persone che si vogliono divertire, un look particolarmente simpatico. Voilà. Après, voilà, avec cette technique-là, on peut s'amuser soit en faisant des choses très, très douces ou alors quelque chose de très forte. Sì, con questa tecnica vi potete poi divertire, potete creare degli effetti più delicati rispetto ad effetti un pochettino più estremi. Ok. On passa alla suivante. Altre domande o commenti? E se no passiamo alla successiva. Ça va? Ça va, on y va. Alors je change mes têtes. E je suis à vous. Noi ragazzi ovviamente non vediamo l'ora di rincontrarvi in accademia, però questo è già un bel passo avanti in questo periodo in cui non ci si può incontrare per l'education, e questo per prendere ispirazione, annotatevi le tecniche, annotatevi le sezioni. Ovviamente a qualcuno sarà piaciuto l'utilizzo del magenta, a qualcuno magari no, a qualcuno vorrà un colore più forte. Qui è una questione di diluizione e di scelta del colore primario, con cui magari potreste fare delle scelte o più coraggiose oppure più facili da portare. I think, Fabrice, the choice of the color, it depends a lot on how brave the client is. So you can be super fashion or very, very elegant. Exactly. Depending on the concentration of the primary and also the choice of the color. Exactement. En fait, la nuance, elle est choisie par rapport à la personnalité de la cliente et la force qu'on a envie de donner à son style. Ok, per cui questo colore è stato proprio personalizzato sulla modella, dunque stessa cosa potete farlo sulla cliente rispetto al proprio stile. Potrebbe essere anche un buon passo verso una colorazione anche un po' più ardita, che si vede molto molto spesso, anche per una cliente un po' più elegante, che ha voglia di aggiungere qualcosa di un po' più frivolo ad un'acconciatura che è un po' più classica. On aurait très bien pu imaginer sur le modèle le même 6-11 avec à la place de l'éclaircissement des choses entre des 7-7, des 8-2, des mélanges comme ça plus marronnés, plus doux, en fait qui viendraient amener un peu de vibration et de vie à une chevelure uniforme. Ok, diceva che oltre appunto su questo tipo di base che ha fatto si poteva invece di fare questi colori un pochettino più forti stare anche su qualcosa di più castano, sul 7, per dare un pochettino più di vibrantezza al colore in un modo più elegante. Ok. Ok, c'est parti! Donc, Mélissa, alors, eh bien là, c'est Mélissa, c'est la femme qui a l'apogée de sa carrière. Elle, c'est une femme active, moderne. Elle vit sa vie professionnelle avec passion. Mélissa è al culmine della propria carriera, una donna attiva, una donna moderna. La sua vita si divide tra, insomma, carriera e momenti personali.
Et donc, elle, ça fait 10 ans qu'elle travaille au Crazy Horse à Paris. Lavora da 10 anni al Crazy Horse di Parigi. Et là, elle est dans un tournant de sa vie de femme en se disant « J'adore mon métier, mais j'ai envie aussi d'être maman. » Ok, per cui è appunto al massimo della sua carriera, ama moltissimo il suo lavoro, ma ama anche la sua vita personale e anche mamma. Donc en fait, voilà, c'est elle aussi, elle représente cette femme moderne qui a des choix de vie à faire et qui doit assumer ses choix. È una donna che rappresenta la donna moderna di oggi con delle scelte da fare. Pour la coloration, alors là j'ai voulu vraiment avoir quelque chose de ultra commercial, quelque chose que la cliente, une cliente va pouvoir s'identifier à sa couleur. Dunque, per questo look hanno voluto creare qualcosa di molto molto portabile e commerciale, un qualcosa che possa essere appunto adatto alla donna di tutti i giorni. Et j'avais aussi envie de donner des petites astuces dans le montage pour, eh bien, quelquefois en salon, gagner un peu de temps pour avoir un résultat tout à fait joli, avec du blanc partout. Tu peux, excusez-moi, je n'ai pas compris. Oui, je vais répéter, je me suis... j'ai trop parlé. Je disais... J'ai aussi voulu répondre à une question. Souvent, on me dit, les balayages, c'est long, il faut du temps pour un balayage. Ok, volevo anche rispondere, cioè risolvere una questione, una domanda. Il fatto che comunque il balayage è qualcosa di particolarmente lungo da fare in salone. Et donc, en fait, dans cette technique, j'ai créé juste des effets de montage de technique. E in questa tecnica ha creato degli effetti, tra virgolette, di montaggio della tecnica. Qui permet de gagner du temps dans l'application. Che permettono di guadagnare del tempo, di risparmiare del tempo nell'applicazione. E d'avoir un balayage tout à fait commercial, pas avec des zones sombres, où il y ait du balayage vraiment partout. E comunque di avere un risultato perfetto, come fosse di un balayage classico, su tutta la chioma. The natural base of the model, la base naturale della modella di partenza. 6 and 7. Tra 6 e 7, quindi è un biondo scuro, biondo, dai. Le demi-longueur et pointe, the medallions and hand, était plus clair. Elle avait déjà un pré-éclaircissement, mais un peu avec ce balayage un peu jaune. Ok, per cui le mezze lunghezze erano e le punte erano già schiarite, ma erano un pochettino più gialle. E j'avais vraiment envie d'amener une dimension de luminosité, de brillance et de blanc qu'on a envie, ce blanc un peu beige, un peu biscuit. Ok, voleva in realtà riportare una brillantezza, un tono di brillantezza e di lucentezza su tutta la chioma, su tutto il biondo, che era diventato un po' biscottato, diciamo. Donc, pour la séparation, j'ai travaillé une section en zigzag. Ok, passiamo alle sezioni. La prima sezione è una sezione a zigzag. Sur 3 à 4 cm de large. Circa 3-4 cm di larghezza. D'accord. Donc je vais partir du mouvement naturel de la cliente et je vais commencer à tracer un zigzag. Parte dalla riga jusqu'à milieu de rayon. Della cliente e prosegue con una sezione a zigzag fino all'inizio dell'orecchio. Et je vais faire exactement la même chose sur l'autre côté. E fa la stessa cosa dall'altra parte. Et je vais isoler parce que je vais commencer par cette zone-là. Et va isolarle. Après, je vais tracer une courbe qui va partir du milieu du golfe temporal. Per cui ora traccia una sezione curva che parte dal centro dell'osso temporale. Et qui va glisser jusqu'à la première pointe de nuque.
e va poi a scivolare verso la nuca. Et je vais isoler cette zone. E la vado a isolare. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc milieu golfe temporal. Dall'altra parte, dal centro della tempia, poi scendo verso la nuca. Et je vais venir aller sur ma pointe de nuca opposée. Fino alla nuca dalla parte opposta. Et je vais isoler cette zone. E isolo questa zona. Et je vais aussi isoler ma zone restante. Vado anche a isolare la zona rimanente. J'aurai donc trois zones. La zone 1 qui sera mon côté, la zone 2 qui sera mon autre côté et ma zone 3 qui sera ma zone centrale. Per cui avrò tre zone, la zona 1 che sarà la zona laterale, la zona 2 che sarà l'altra zona laterale e poi la zona 3 che è la zona centrale. Voilà, donc je vais commencer à travailler sur ma zone A, c'est-à-dire ma bordure. Allora, inizio a lavorare sulla zona A, che abbiamo detto essere quella dell'attaccatura. Et je vais travailler avec la poudre décolorante sans ammoniac, Citon, Kidra Blonde Beauty. Inizio a lavorare con la deco in polvere di Kidra senza ammoniaca. D'accord. Je vais le travailler avec l'oxydant numéro 0, puisque je vais bien enfermer. Dunque va a lavorare con l'ossigeno 0. Je vais prendre des zones en diagonale. Ok, prendo delle zone diagonali, delle sezioni diagonali. Je vais venir crêper. Inizio a cotonare. D'accord. Et je fais en sorte de bien tasser. Di bien tasser mon crepage. E cerco di spingere bene, di fare una cotonatura molto, molto spessa fino all'attaccatura. Je vais venir appliquer mon produit. Applico la deco. Pour le départ, je m'avance. Pour le départ, vous venez juste à peine effleurer sur votre crépage. Per cui sul salendo verso la radice, cercate di applicare la deco appena appena sulla cotonatura. Je vais venir fermer mon papier, donc je vais la faire en méthode enfermée. Chiudo la cartina. Et je vais faire ce même mélange sur l'ensemble de ma zone A. E continuo con questa miscela su tutto l'insieme della zona A. D'accord? Et je ne laisse pas de zone naturelle entre. E non lascio nessuna zona naturale tra una e l'altra. Et je vais venir à nouveau appliquer mon produit sur une zone. Oh! J'étais en train de regarder en même temps, excusez-moi. Ça s'appelle les aléas du direct. È la bello della diretta, dice Fabrice. Donc en fait, je viens appliquer sur une zone de départ. C'est toujours ma technique, je fais toujours ça. Et après, je m'occupe de mes pointes. Et je vais finir par glisser ma décoloration de façon très légère sur ma partie crêpée. Ok, j'ai une question, et en effet, je ne sais pas si c'est une erreur. Tu as dit, dans le mix, tu as le numéro 0 d'oxydant, ce n'est pas le 2. Non, c'est le numéro 0 uniquement sur la zone A. Ok, qui stiamo usando l'ossigeno A, 5 volumi solamente per questa parte A. 5 volumi, no, c'est un 10 volumi. No. Ok. 10 volumi. Ah, scusami, oui. 10 volumi, ragazzi, scusate. 10 volumi. Il numero intero di Kidra corrisponde a 10 volumi. E je vais faire cette technique sur l'ensemble de ma zona, su tutto mon contour. Ok, e proseguo con questa tecnica su tutto il nostro, tutta l'attaccatura, la prima zona. Ok. E je vais commencer mon balayage par mes côtés, ma zona 1. Ma zone 2 et je finirai par ma zone 3. Ok,
Okay. Poi continuo con il balayage, inizio il balayage sulle zone successive, la 1, la 2 e la 3. Allora, je ne sais pas si vous avez cette technique qui est un petit peu à la mode en ce moment, qui s'appelle le Tizzy Highlight. Ok, ora inizia con una tecnica, non so se come la chiamiamo noi in Italia, però è una schiaritura teasing. Andrea, secondo il tuo parere, come posso tradurla? Con una leggera cotonatura, teasing, cotonatura. Okay. Donc en fait, les Français, il y a cette technique qui est assez demandée, qui s'appelle le Tizzy Highlight, qui vient des États-Unis, mais quand je vais vous l'expliquer, vous allez dire oui, bon, on connaît déjà, c'est juste un mot à la mode pour dire que c'est une tendance. Ok, per cui loro stanno chiamando in Francia questa tecnica che arriva dagli Stati Uniti con questo nome Teasing Highlight, che dice più o meno è sempre la stessa cosa, un nome un pochettino più alla moda per una schiaritura appunto con la cotonatura. D'accord? Donc en fait, je vais prendre des sections en diagonale. Ok, prendo delle sezioni diagonali. D'accord? Je vais venir faire prendre des petites baby light. E prendo delle piccole ciocche baby light. Ok. Que je vais venir enfermer avec mon nouveau mélange. Che vado a colorare e a isolare, vado a isolare e a colorare con la mia nuova miscela. Donc mon nouveau mélange, c'est la même chose, c'est-à-dire que j'utilise le même produit qui est la poudre décolorante sans ammoniac Kidra Blonde Beauty. Per cui uso ancora la polvere, la déco in polvere senza ammoniaca Kidra Blonde Beauty. Et je vais appliquer avec le Kidra Blonde Beauty Oxydant numéro 2. E ora la miscelo con l'ossigeno numero 2, per cui 30 volumi. Donc là, l'idée, c'est pas de forcément enfermer la mèche dans du papier, c'est juste de pouvoir le protéger, de protéger votre travail. Ok, qui non andiamo a chiudere la cartina, ma andiamo solamente ad appoggiarla per proteggere il lavoro. C'est pas la même, vous voyez, là j'ai vraiment enfermé, j'ai plié les côtés, alors que là c'est juste pour protéger mon travail, pour que je puisse travailler dessous. Ok, non è la stessa tecnica che abbiamo usato prima di chiusura della cartina. Prima nell'attaccatura l'abbiamo chiusa completamente, qui invece l'abbiamo solo piegata, appoggiata per proteggerla e isolarla dal resto. Donc sur ma mèche restante du dessous, je vais beaucoup crêper. Dunque nella ciocca sottostante, qui vado a cotonare molto. Je vais venir appliquer le même mélange que j'ai appliqué dans ma première mèche, et je vais venir appliquer sur mes demi-longueurs et pointes, sans toucher mes repousses. E vado ad applicare lo stesso mix, la stessa miscela che abbiamo usato prima, però sulle lunghezze e sulle punte, non vado a toccare le radici. D'accord? Ok. Là, souvenez-vous, j'ai tracé ma diagonale dans ce sens-là. Qui vedete che ho tracciato la sezione diagonale in questo senso. Et bien là, je vais aller dans le sens opposé. E ora ne faccio un'altra dal lato opposto. Je vais venir une nouvelle fois prendre du baby light. Prendo ancora dei baby light. Hop, je le mets dans mon papier. Ne metto in cartina. Voilà. Je protège ma mèche et je vais venir travailler ma mèche de dessous. E vado a lavorare quella sottostante. Alors là, vous avez vu, j'ai crêpé vers le dessus. C'est pas un problème parce que je vais pas travailler sur le crépage. In questo caso ha fatto la cotonatura nella parte superiore, che invece prima avevamo detto il contrario, ma qui non è un problema perché lui non va a mettere poi la deco sulla cotonatura. E voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre dans le sens opposé. Là, je suis comme ça, donc je vais venir prendre ma mèche
come sta. Ok, per cui la sezione l'avevamo presa in questo senso, ora la prendiamo al contrario, da quest'altra parte. Et en jouant avec cette technique de croisée, de zigzag, sur chaque séparation, eh bien en fait vous gagnez du temps que si vous faisiez section horizontale sur tout l'arrière et section horizontale ou diagonale sur l'avant. En fait, vous faites tout en même temps et c'est beaucoup plus facile à la fois pour rincer, mais aussi pour monter son balayage. Ok, perché questo è il trucco di cui ci parlava prima Fabrice, è il fatto di con queste sezioni diagonali andiamo a risparmiare del tempo rispetto a fare un balayage classico su tutta la chioma e si spende anche meno tempo, si risparmia tempo anche nel risciacquo. Vous gagnez facilement, je dirais sur un balayage complet, vous gagnez facilement bien 20 bonnes minutes d'application. Dice che su un balayage completo con questa tecnica si va addirittura a risparmiare ben 20 minuti di tempo. Voilà. Encore une fois, je vais venir crêper ma mèche de dessous. Anche qui vado a cotonare la ciocca sotto. Et je vais venir appliquer mon mélange. E applico la miscela. D'accord. Une fois que j'ai fait ça, je vais jusqu'au bout de ma zone 1. Dunque, una volta fatto questo, vado in alto all'inizio della zona 1. Je vais travailler ensuite dans le même sens ma zone 2. Vado nella zona 2 e la e lavoro allo stesso modo. Et je finirai par ma zone 3. E finirò con la zona 3. Et toujours dans un sens et dans l'autre, dans un sens et dans l'autre. Sempre toujours in questo modo. Comme ça jusqu'à mon. Sempre in questo modo, così da una parte e dall'altra, sezioni diagonali in un senso e diagonali dall'altro senso. Ça vous permettra de pouvoir rincer de façon assez facile, vous allez d'abord rincer un côté, après l'autre côté et vous finirez par le centre. E sarà molto più semplice per voi risciacquare prima una parte, poi l'altra, poi il centro. Alors, voilà le résultat. Ecco il risultato. Hop. Donc là, vous pouvez voir le résultat du balayage. Je vais vous expliquer après la patine. Donc là, regardez le balayage. Ecco il risultato del balayage. Ora vi spiega bene la patina. Il est ultra fin. Il y en a partout. È molto delicato, è molto fine, è molto omogeneo. Il n'y a pas de départ marqué. Tout est très fin et très délicat. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Peut-être un peu sans le nom. È tutto molto fine, molto delicato, non ci sono righe. Regardez sur le dessus, il n'y a pas des départs marqués avec cette technique. Vedete, è tutto omogeneo, anche nella parte in alto non ci sono righe. Tout est fondu en fait. Tutto è sfumato. Et il n'y a pas de départ marqué, c'est complètement le balayage de la blonde par excellence. Questo è il balayage biondo per eccellenza. C'est souvent les blondes qui font du balayage, elles adorent cet effet très fondu, ce côté blond un peu beige, couleur biscuit, elles adorent ça. C'est vraiment la couleur qu'en fait on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup en France. Ok, dice che in Francia oggi è un colore molto molto trendy questo, perché questo biondo molto molto sfumato, biscottato, senza troppo contrasto. Ok, là, une fois que j'ai obtenu mon fond d'éclaircissement jaune très très clair, je vais travailler mes patines. Dunque, una volta che ho concluso la parte di schiarittura, arrivando a un biondo chiarissimo, inizio a lavorare sul resto. Donc là, je vais. Oh!
Paola, sì? Domanda a Fabrice su una base più mediterranea, come può essere quella italiana, perché è tutto bellissimo quando si parte da, da una base 7, no? Io penso a te, per esempio, che una base 3 e diventa tutto molto più impegnativo. I nostri amici non è che hanno tutte basi 7. Ok, Fabrice, la base siete un 7, donc no, c'est un 6 et demi. 6 et demi. Okay, c'est très européen, en fait. C'est des, j'ai compris la question. Oui, okay. Oui, on va demander pour des tones plus méditerranéens. Eh bien oui, plus... ben oui, forcément. En fait, sur le modèle Mélissa, c'est vraiment les bases européennes. C'est ce qu'on trouve le plus dans les européennes. Hormis celles qui sont proches de la Méditerranée. Et per cui dice che in realtà questa base comunque era un tono comunque mediterraneo, nel senso che era un 6,5. Oui, Andrea voudrait savoir quelque chose en plus sur les tones les plus. Donc en fait, je vais pouvoir utiliser la même méthode. Mais par contre, je vais déjà pas utiliser le Kidra Blonde Beauty sans ammoniac. Je vais pas utiliser cette poudre là. Ok, per cui userebbe, per la tua domanda Andrea, lo stesso metodo, non userebbe però la polvere, la deco senza ammoniaca, userebbe quella normale. Je vais aussi certainement ne pas utiliser les mêmes oxydants. E cambierebbe anche il livello degli ossigeni. D'accord. Sur l'avant, je vais plutôt, si je pars sur une base de 3-4, je vais commencer avec du 20 volume, c'est-à-dire l'oxydant numéro 1. Ok, per cui userebbe un 20 volumi per la parte davanti, per una base 3-4. D'accord. Sur les parties arrière, sul posteriore, à la place de ne pas enfermer ma mèche, je vais toujours travailler avec du numéro 2, avec ma poudre décolorante Blonde Beauty classique. Ok, per cui invece sulla parte dietro lavorerebbe in modo diverso sulle cartine, sempre con la polvere decolorante classica. Je vais enfermer. E le chiuderebbe diversamente. D'accord. Et ici, je vais prendre des mèches très fines, mais vraiment fines, enfin à peu près un centimètre, un bon centimètre, un centimètre et demi maximum. E le altre ciocche le prenderebbe di molto sottili, per cui di un centimetro al massimo, un centimetro e mezzo. Je vais venir crêper et tasser ici, vraiment tasser. Le avrebbe cotonate molto molto intensamente. Je vais venir apporter ma décoloration proche de mon crépage. E poi andrebbe a decolorare appena appena vicino alla cotonatura. D'accord. Al limite. Et je vais là aussi enfermer cette technique. E andrebbe a chiudere anche questa tecnica. D'accord. Et je vais faire ça sur tous les ensembles. En fait, une brune va avoir besoin de plus d'apport de chaleur et plus d'oxygéné un peu plus forte pour passer les barrages. Vas-y. Oui, per cui per una modella mora, diciamo più scura, ecco, questa tecnica della chiusura, così come cioè, aiuta comunque nell'avere, ha bisogno di più calore, di più, di cuocere di più, no, si dice anche in gergo. Un tempo di posa un po' più lungo, un po' più con un filo di calore in più. Però ragazzi a casa, vi raccomandiamo, se avete una base anche scura, di non saltargli addosso con un ossigeno alto, perché il vostro percorso si interrompe molto presto. Quindi lui avete sentito, Fabrice, consigliato di partire con 20 volumi. Non fate l'errore di dire, bruna, alziamo gli ossigeni, perché vedete che si smuove all'istante, però che si ferma molto presto. So they shouldn't make the mistake to start with high peroxide because they don't go very much
head. Often the problem and the mistake of the hairdresser is a choice of peroxide, because if you use a peroxide very strong, it's not a good way, because we go very fast inside the hair, but we don't have the problem for lightening, for lift up, sì. And stop with a wrong level. Mm-hmm. We have very bad fond de francisme. Exactement. Ho studiato, amici, e quindi dice che tanti coloristi fanno l'errore di farsi prendere un po' dall'ansia di tanti livelli di schiarettura e partono con un ossigeno troppo alto, e questo gli interrompe il loro percorso molto presto, lasciando spesso con un fondo di schiarettura ad un livello non adeguato, quindi con tanti fondi di giallo, fondi di arancione, soprattutto con capelli mediterranei. E il vaut mieux, je rajoute un petit quelque chose, il vaut mieux à peu près au bout de 45 minutes avant la fin du temps de pause, venir réappliquer un produit frais per poter rebooster e relancer l'éclaircissement. Ok, un altro trucco è quello di circa 45 minuti prima della fine del tempo di posa applicare del prodotto, della deco nuova, fresca, per raggiungere ancora un risultato migliore nella schiarettura. But you take away the product and you apply new one, or you put product on product? Scusate, no. Io ho chiesto se toglie il prodotto magari col pettine o con un asciugamano di carta, oppure applica prodotto su prodotto. J'applique un nouveau produit pour relancer le processus d'éclaircissement. Sur l'autre? Sur l'autre. E sopra l'altro. I explain you, because I think it's interesting for you. Ok, so, ci spiega questo you prodotto. You can imagine my... Excusez-moi, je parle en français. vous pouvez imaginer que j'ai un fond d'éclaircissement orangé jaune, comme il peut vous arriver systématiquement sur un cheveu méditerranéen. Allora, mettiamo che abbiamo aperto la cartina e abbiamo trovato un fondo abbastanza, una base aranciata, come tipo succede spesso con delle basi mediterranee. Ce que je fais, c'est que je vais ouvrir mon papier avec le dos de mon peigne, je vais venir enlever l'excédent. D'accord? Ok, per cui lui toglie il prodotto in eccesso con il retro del proprio pettine. Je vais venir avec mon nouveau produit. Prendo del prodotto nuovo, della deco fresca. Réappliquer mon nouveau produit frais. E la riapplico. Et je vais pouvoir le relaisser 45 minutes à une heure de plus. E posso rilasciarlo ancora 45 minuti, un'ora. Mais sans jamais sensibiliser le cheveu. Ma così non vado a sensibilizzare il capello. Parce que je vais l'accompagner dans son processus d'éclaircissement, je le brusque pas. Perché in realtà lo sto accompagnando nel suo processo di schiarittura. Credo che questo sia un tema importantissimo. Scusate, abbiamo interrotto un attimo il flusso della collezione su un tema che sta molto caro a tutti, cioè quanto... Come faccio ad arrivare al biondo che desidero senza rimanere bloccato o dalla qualità del capello, che lo vedo che comincia a soffrire, o dal livello di schiarettura che a un certo punto si ferma e cominciamo a farci la domanda di dire che faccio? Riapplico e cuocio o ci sto attento? E quindi la scelta di rimuovere l'eccesso di prodotto, applicare prodotto fresco, vi aiuta. Poi la deco di Chidra è anche un prodotto estremamente, estremamente delicato, quindi abbiamo il nostro education manager da casa che dice che facciamo ripartire la curva di schiarettura, esattamente, ripristinando il pH, andiamo sul tecnico, ma è importante. Sorry for interrupting. No, it's very interesting this question. È il bello della diretta, ragazzi. Se avete una domanda importante o un dubbio, voi fatela. Tra l'altro c'era Annalisa, la nostra cara amica, che dice quando si andrà a riprendere. Fabrice, when you need to work on this technique, which is grown out? Is the same way. Is the same. You work on the baby lights always, yeah. In a diagonal? Yeah.
Quindi Annalisa, domanda molto molto furba, brava, come si fa a riprendere quando la cliente torna dopo il suo mese per riprendere la schiaritura? Sì, quello che dici tu è corretto. Baby light sempre con la stessa schema in diagonale. On refait les mêmes séparations, mais la seule chose que vous allez pas faire, c'est ça. Si fanno le stesse sezioni e fate così. C'est ce que vous aurez pas à refaire, c'est parti intermédiaire. Non farete ovviamente queste parti intermedie sulle lunghezze. D'accord. Vous aurez juste à faire votre rattrapage de baby light dans la même application, dans le même sens qu'au départ. Andrete a riprendere i baby light nello stesso senso che avevate fatto. Ça va? Ok. Sì. Oui. Donc là, je vais appliquer le mélange de pastellisation qui me manque à réaliser sur cette partie-là. Je l'ai fait pour justement qu'on puisse échanger sur la texture du produit. Ok, per cui ora passiamo a una parte di pastellizzazione e di tonalizzazione. Allora, en fait, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué sur les 5 premiers centimètres, 5 à 7 premiers centimètres, j'ai appliqué une pastellisation qui est 40 grammes de 10-23 et voilà. Ok, per cui sulla quella parte che ci ha indicato circa 5-7 centimetri dalle radici, applica questo mix, questa miscela radici con il 40 grammi di jelly 10-23. E sur les demi longueurs et pointes, j'ai appliqué 60 grammi di 10-23 e 20 grammi di clear a 1 plus 1 avec l'oxydant 00. Ok, per cui ripeto, miscela radici, 40 grammi di jelly 10-23 più 40 grammi di ossigeno 5 volumi. Invece per le lunghezze, la miscela 4 con 60 grammi di jelly 10-23, 20 grammi di clear e 80 ml dell'ossigeno sempre 5 volumi. Vi ricordo che cioè stiamo applicando la stessa nuance, no? Per cui questo biondo molto chiaro con una nota di freddo e poi un fondo dorato, e questo 23, molto elegante. Ma dov'è che cambia? Cambia la diluizione, perché nella seconda miscela, quella delle lunghezze, otteniamo questo effetto schiaritura baciato dal sole, no? Proprio perché allunghiamo il jelly gloss con questo gel trasparente, che quindi lo rende più liquido e più chiaro. Donc Fabrice, la différence c'est l'utilisation du clear. Exactement, exactement. En fait, là vous pouvez voir le résultat. Ecco il risultato. Ici j'ai fondu, c'est-à-dire que j'ai gardé mon départ clair, mais j'ai accompagné en douceur la progression jusqu'au clair. Per cui è andato ad accompagnare in un certo modo questa sfumatura verso la parte finale più chiara. Et en fait, le clear me permet d'avoir, de garder encore, d'amener plus de transparence encore. Et clear gli permette proprio di avere ancora quel tocco di trasparenza in più. Ce qui est intéressant à savoir avec ce produit, c'est que c'est un produit qui va vous simplifier la vie. Dans le sens in realtà questo clear ci semplifica, dice Fabrice, in un certo senso la vita. Dans le sens où habituellement vous devez réfléchir pour faire une pastellisation, si vous la deviez la faire en 1 plus 1, en 1 plus 2 ou en 1 plus 3. Tu peux répéter, excusez-moi. Oui, je disais habituellement, si. Quand on fait de la pastellisation, on doit réfléchir à la dilution. Ok, quando si fa la pastellizzazione, appunto, il punto principale è capire la diluizione giusta. Sì, qui diceva addirittura che con questo prodotto potete diluirlo 1 a 3, oppure 1 a 1, oppure 3 a 1. Potete divertirvi per avere un pigmento un po' più intenso,
oppure alla pari, oppure super, super acquarellato, chiamiamolo così. Non avete presente l'acquarello? Una goccia di colore, una bella pennellata di acqua, e quindi crea quelle trasparenze che soprattutto con i balayage rendono poi delle nuance di riflesso molto, molto eleganti. Et en fait, avec cette gamme de Kidra Jelly Gloss, vous, c'est hyper facile pour vous parce que vous n'avez plus besoin de réfléchir la dilution. Elle est toujours 1+1. Ok, per cui non ci sono neanche dubbi proprio con il clear, è sempre 1-1 e non ci sono calcoli strani da fare. Le clear, il est là pour vous accompagner dans la clarté de votre pigment. Il est là pour diluer votre pigment. Ok, clear è stato fatto per diluire, quello che vi serve per diluire e accompagnarvi nella diluizione del vostro pigmento. È molto facile, poi alla fine la diluizione che avete, diciamo il gel più il colore, lo mettete sempre in pari dosi con l'ossigeno, a posto, facilissimo. E aussi le clear va vous permettre de vous de faciliter les temps de pause, par exemple. Ok, il clear va anche aiutarci nei tempi di posa, per esempio. Je vais, si j'ai besoin de plus de temps d'accroche de mon pigment. Se io ho bisogno di più tempo per far prendere il mio pigmento. E che imaginons derrière, j'ai besoin que ça accroche un peu plus et un peu plus long. E nella parte dietro ho bisogno che prenda in un modo più intenso. Alors je vais utiliser mon clear pour retarder la prise. E addirittura vado a utilizzare il clear per ritardare la presa del colore. Ce qui va me permettre de laisser tout le temps nécessaire à l'autre pigment de s'accrocher. Ed ecco, e così mi dà il tempo, tutto il tempo necessario per permettere all'altro pigmento che abbiamo detto prima di prendere maggiormente. Per cui va in un certo senso a temporizzare e aiutarci nel temporizzare il lavoro da una parte all'altra. Okay. D'accord? Donc là vous connaissez la texture? Ecco qui, vi faccio vedere la texture, la consistenza del prodotto, vedete? Voilà, c'est une texture un peu comme, comme vous savez, le dessert anglais, la gelée anglaise. Je ne sais pas ce que c'est le gelée, c'est like un pudding, I don't know. Il pudding, c'est un pudding, ragazzi. Yeah. È un po' un budino, un po' come un pudding. Et donc, quand je vais le mélanger avec de l'oxydant, eh bien, je vais avoir quelque chose de très onctueux. E quando lo vado a mischiare con l'ossigeno, vedete, diventa qualcosa di più corposo, più untuoso in un certo senso. Vedete, c'è qualcosa che si tiene. Non è né liquido né cremoso. Esatto. Non sgocci. E quindi non cola. Ce n'est pas un gel, ce n'est pas une crème. Ce n'est pas un liquide. È Danone. La crema non è liquido, ma è. C'est Danone. C'est ce qu'on appelle une gelée fondante. Ok, per cui per loro in francese la chiamano gelée fondante, una gelatina fondente in un certo senso. C'est clear. Ok. Alors, le gros avantage que vous avez aussi, c'est que c'est une couleur, c'est une gamme où vous allez utiliser moins de produits. Ok, per cui questo vi aiuta anche ad utilizzare meno prodotto. Questa texture ci aiuta anche in questo. Parce qu'en fait, c'est une texture qui s'étire. Perché è una texture che si può tirare col pennello. Sì, sì, si allunga facilmente col pennello. Si allunga. Souvent, on a l'habitude de dire « Oh, j'ai pas assez de produit, je remets du produit. » Mais en fait, pas avec ce produit-là. Con questo prodotto non vi capita mai di dover riapplicare, tirare ancora il prodotto perché non ce n'è abbastanza. Parce que en la peignant, vous pouvez la peigner, vous pouvez l'étirer avec vos doigts, et en fait, le produit va s'étirer et il va s'appliquer de façon homogène. Ok, per cui lo potete applicare con il vostro pennello, con le mani, ma vedrete che il prodotto si va proprio a distribuire da solo in maniera omogenea. Ce qui est aussi facile avec ce produit-là, c'est que le temps de pause
et majoritairement dans tous les cas de 20 minutes. Il tempo di posa, anche questo è molto semplice, nella maggioranza dei casi è circa di 20 minuti. E il fatto di avere questa textura che si tira au doigt. E il fatto di avere questa texture, questa consistenza che può essere tirata con allungata con le dita. Vous utilisez moins de produits. Vi aiuterà a utilizzare meno prodotto. E vous gagnez du temps dans l'application. E anche a risparmiare tempo nell'applicazione. E poi vi aggiungo una cosina io, che questo prodotto contiene acido ialuronico, per cui mentre voi state colorando il capello si idrata, cioè quando lo vedete così gelatinoso, perché all'interno ci sono dei principi attivi che sono molto cosmetici. È un bellissimo trattamento anche, cioè non è soltanto colore, è una cosa un po' più ampia. Questa è una colorazione aussi qui a des éléments de spa, donc quand on va faire le couleur, on va aussi à hydrater les cheveux. Et... J'allais venir sur ce sujet-là parce que effectivement vous avez un complexe. Ce produit est composé de 92% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est énorme. Ok, dunque la percentuale di ingredienti di origine naturale in questo prodotto, in Jelly Gloss, è del 92%, è enorme. On a sélectionné ce produit, on a enlevé tous les produits controversés. E si sono tolti da questo prodotto tutti gli elementi di ingredienti tossici. Pas d'ammoniaca. Non c'è ammoniaca. Pas de resorcina, pas de PPD. No resorcina, no PPD. E pas de silicone. E niente siliconi. Pourquoi? Sì, più che tossici, ragazzi, direi quelli che magari la cliente non preferisce non utilizzare. Perché non, di fatto non lo sono, cioè, soprattutto per quello che riguarda l'ammoniaca. Ci piace mettere i puntini sulle i, no? Però le clienti, se in questo momento storico, preferiscono magari non avere un prodotto che contiene ammoniaca o PPD o resorcina, quindi, o anche silicone. En fait, nous, on n'a pas voulu jouer sur ce terrain-là, c'est-à-dire apporter des silicones pour augmenter la brillance. On n'était pas du tout dans cette approche-là. On voulait vraiment que ça soit le produit naturel qui fasse briller les cheveux. On ne veut pas d'apport... de faux apport. Ok, erano proprio molto sicuri di questa parte, cioè del fatto di non voler aggiungere ingredienti come siliconi per che aumentassero la brillantezza in un modo artificiale. Volevano il massimo della brillantezza solamente con elementi naturali. E on avait aussi besoin d'avoir la dernière génération de pigments. Je vais vous apprendre quelque chose, mais c'est quelque chose très marketing alla base. Okay, si è anche voluto lavorare su una sorta di una gamma di pigmenti assolutamente moderni di ultima generazione. Ci dirà ora perché? En fait, on a utilisé des produits et on utilise déjà des produits dans la gamme Kidra, des pigments avec un faible poids moléculaire. Per cui nella gamma Kidra si usano dei pigmenti a basso peso molecolare e che sono puri a 99%. Che sono puri al 99%. Alors, vous allez me dire c'est un argument marketing. Per cui questo è un argomento marketing. En fait, c'est pas du tout le cas, ça se mesure. Aujourd'hui, vous pouvez demander à n'importe qui fait de la coloration quel est le pourcentage de pureté de son pigment. En fait, aujourd'hui, un pigment se mesure au même titre qu'une pierre précieuse, la pureté d'une pierre précieuse. Ok, adesso ci stava spiegando che non è solo marketing, e che se andate poi a chiedere, cioè oggi praticamente la purezza di un pigmento si misura come la purezza delle pietre preziose. La pureté du pigment, quel est le but d'avoir un pigment le plus pur? Il est déjà un d'avoir toujours la même qualité de produit, d'une okay, production à une autre. Perché,
perché si va a scegliere un pigmento con così alto, ad alta purezza? Prima di tutto, pour avoir, excusez-moi. Pour avoir la même, toujours la même qualité de produit, okay, selon la fabrication. La stessa qualità di prodotto nella produzione. C'est-à-dire que votre doré que vous avez acheté il y a maintenant et que vous allez l'acheter dans 10 ans, ça sera le même. Nel senso che il dorato che comprate oggi sarà lo stesso dorato, semplicemente quello, rispetto a... E garantire proprio il risultato alla vostra cliente, sì, senza avere alcuna sorpresa, no? Non dover dire mai alla cliente, ma forse i tuoi capelli sono cambiati. Cioè, avere una qualità sempre stabile di pigmento di altissimo livello vi aiuta molto. So, Fabrice, shall we see the final result also with the, from the collection? Yeah. Donc, le résultat, vous l'avez ici sur ce modèle. Donc là, j'attends le temps de pause, bien sûr, de l'autre côté. Mais au moins, vous pourrez voir le résultat. Qua il risultato, da questa parte, di là aspettiamo il tempo di pausa, ma di qua il risultato è già finale. Voilà. Ecco qui. Donc, l'avantage aussi, c'est que ça n'éclaircit pas les bases naturelles. Vedete che il vantaggio qui è anche che non andiamo a schiarire le basi naturali. D'accord, donc vous pouvez l'appliquer sur une base très claire, vous n'aurez pas d'éclaircissement qui va se faire. N'ayez pas de crainte là-dessus. Per cui non andrete a schiarire la base naturale. D'accord. Et il y a aussi quelque chose d'important avec cette gamme, c'est qu'on a mesuré son degré de brillance. En fait, on obtient plus de 55% de brillance en plus. Ok, in questa gamma addirittura si è andato a misurare la percentuale di brillantezza che si raggiunge e hanno fatto proprio una ricerca che ci dice che con questo prodotto si raggiunge il 55% in più di brillantezza. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on a mesuré avec un laboratoire indépendant pour pouvoir le prouver, en fait, pour pouvoir vraiment affirmer que avec cette gamme-là, on obtient 55% de brillance en plus. Ok, è stata fatta proprio una ricerca di mercato con un laboratorio indipendente che ha provato che con Jelly Gloss si ha il 55% in più di lucentezza nel risultato. Voilà. Vous avez des... Ça va? Vous le voyez bien? Vedete bene? Sì. Oui. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Avete delle altre domande su questa su questo look? No, je sens. No. On est clair pour tous. Oh, voilà. Et sur les produits, vous avez des questions? Avete domande sui prodotti? No. Su Kidra Jelly Gloss, su Clear. In ogni caso ci potete sempre raggiungere alle mail che sono passate molte volte di sotto, quindi in caso di dubbio sull'education, dubbio sul prodotto, voi ci scrivete, noi vi contattiamo, non è assolutamente un problema. Anzi, io tenevo un occhio anche sulla chat di Facebook di Parrucchierando, che salutiamo gli amici di Parrucchierando, ragazzi, che ci dicono molto bello, complimenti, grazie. E vi facciamo vedere un terzo look di questa collezione, però vi invito a dare un'occhiata al nostro canale, ci sono un sacco di contenuti, alcuni sono, ahimè, lo dico, a pagamento, ma la maggior parte in realtà sono accessibili e non necessariamente strettamente collegati ai nostri prodotti, per cui date un'occhiata, ispirate, se poi vi piacciono i prodotti, ovviamente siamo felici di fare una chiacchierata con voi, però di fatto la tecnica è tecnica. E quindi ci portiamo verso la terza di queste tecniche, di queste collezioni. Infatti ecco qua che mi soccorrono da, vedi, immediatamente da casa c'è qualcuno. E abbiamo anche un amico che ci chiede. Allora, nous avons une question. Oui. On parlait des nuances de Kidra Jelly, qui le nombre de nuances c'est pas trop c'est pas assez. Exactement, je voulais pas le dire, mais c'est pas assez donc. C'est pas assez, vous avez raison.
pourquoi, il demande pourquoi e sì, la cartella è corta, ragazzi, in questo momento la cartella è corta, ma crescerà. Alors, je vais senza esagerare. Je vais tout simplement vous expliquer, c'était un projet qui a été très difficile à réaliser parce que cette texture et ses résultats de performance avec les végétaux qui sont concentrés à l'intérieur du produit a été très difficile. Ci sta spiegando che il progetto è stato un progetto molto complicato, difficile, più che altro perché raggiungere questo livello di consistenza del prodotto e lavorare sugli elementi vegetali e avere questo tipo di performance era una sfida. Quand on a vu la difficulté du travail, on a dit on va faire ce lancement en deux temps. Ok, per cui da lì si è deciso di partire, di lavorare su questo progetto in tempi diversi, in due tempi. On va dans un premier temps lancer 18 nuances. Oui, 18 nuances avec le clear. Ok, per cui siamo partiti lanciando 18 nuances con il clear. Voilà, en fait, on voulait lancer les nuances les plus demandées par les coiffeurs et celles que les coiffeurs utilisent le plus. E si sono lanciate le tonalità più richieste dalla domanda, dal mercato e dai parrucchieri. Donc en fait, on s'est vraiment concentré sur ce premier lancement autour des nuances froides. Per cui il primo lancio si è concentrato principalmente attorno a delle nuance fredde. D'accord? Pour les mêmes raisons, parce que c'est les nuances que vous allez utiliser le plus, à la fois pour neutraliser, mais aussi pour sublimer les blonds actuels. Perché sono in realtà le tonalità che voi usate maggiormente per tonalizzare e per sublimare i biondi. Sachez que en avril, ma poi in aprile, il y aura 14 nouvelles nuances supplémentaires. Avremo il lancio di 14 nuove tonalità aggiuntive. Avec des tonalités chaudes autour du chaud. Con delle tonalità più calde. Des cuivrés, des dorés, des marrons chauds. Dei ramati, dei dorati, dei castani, castani caldi. Mi pare anche di aver capito con delle altezze di tono anche diverse. Avec, with different levels also. Ho trovato oui. Ok. Oui. Ah, bene. Oui. E volevo anche inserire questo. Tam. Katarina. Katarina est une donc c'est une elle est d'origine allemande donc sa base naturelle vous allez me dire elle est très claire c'est un 7-8. Ok, la nostra nuova modella Katarina è di origine tedesca e la sua base è un 7-8. Donc elle représente la femme au renouveau de sa carrière donc elle vas-y. E dunque rappresenta la donna alla fine, diciamo, della sua carriera, non alla fine, una donna matura, diciamo, nel pieno della sua carriera. Exactement, elle représente la femme à la beauté mature, celle qui a déjà vécu et celle qui transmet, en fait, sa passion. La donna, appunto, matura, la donna che ha già vissuto e che vuole trasmettere la propria passione. Donc là, c'est un gris qui m'a demandé un peu de travail parce qu'en fait, je ne voulais pas un gris un peu classique. J'avais envie d'avoir un gris avec une touche de rose à l'intérieur. Qui voleva raggiungere un grigio, ma non un grigio classico. Infatti, gli ha dato un po' da lavorare questo look. Un grigio con una punta di rosa all'interno. Alors souvent, avec les éclairages qu'on a pour des lives, on est souvent dans des éclairages froids, mais vraiment, vous pouvez voir le résultat de la couleur, ce gris rosé,
sur l'image de la collection. On okay, est au plus proche de la réalité. Vedrete sicuramente, potete vedere bene il risultato, quello che vi sto dicendo, nella foto di collezione, più che sulla testina, e vedrete proprio il risultato reale di questo grigio con una punta di rosa. J'ai tout d'abord, dans un premier temps, décoloré ses repousses, hein, puisqu'elle était déjà décolorée, mais elle avait 2 cm de repousse naturelle. Allora, prima Fabrizio ha lavorato sulla ricrescita, era già chiara la modella, ma aveva circa 2 cm di ricrescita. Donc j'ai appliqué la pâte Kidra Blonde Beauty avec l'oxydant zero. Dunque ha applicato la pasta Kidra Blonde Beauty, pasta decolorante, con l'ossigeno. Ossigeno zero, per cui 10 volumi. Donc, une fois que j'ai réalisé cette décoloration, j'ai fait mes séparations et appliqué mes différentes nuances. Ok, poi una volta fatta la decolorazione, ho iniziato a fare le sezioni per applicare le diverse miscele. Sauf que là, sur ma tête malléable, j'ai déjà appliqué les nuances claires et foncées. Per cui ho già applicato qui le nuance claire e foncée. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour vous de me voir appliquer une couleur ou de me voir appliquer une demi-longueur et pointe. Ok, più che altro perché non volevo perdere tempo nel farvi vedere questa parte, diciamo, classica, normale. D'accord. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà appliqué toutes mes repousses et mes demi-longueurs. Per cui ho già applicato il prodotto sulle radici e le mezze lunghezze. E le lunghezze. Donc, sur les repousses, j'ai appliqué 20 g de 8, 20 g de 9. Sulle radici ho applicato 20 g di 8, 20 g di 9, 5 g de 8-1, 5 g di 8-1. 5 grammi di 8-2. 5 grammi di 8-2. E una pointe di Kidra Primary Magenta. E una goccia di Primary Magenta. Le Kidra Primary Magenta, en fait, quand je dis une pointe, c'est un demi centimètre. Per cui quando dice una goccia, intende mezzo ml. No, centimetro. Scusa, proprio. Sì. Guarda, i nostri amici coloristi, soprattutto quelli un po' più un po' diversamente giovani, sanno che il colore, i pigmenti si misura in centimetri, no? Okay. Proprio come se fosse addirittura nei tempi degli anni 80, o anche prima si diceva mezza sigaretta, no? In questo caso è mezzo centimetro. Esatto. Sei troppo giovane, Paola, sei troppo giovane. Donc, j'ai appliqué sur les demi-longueurs et pointes en même temps. Et puis, sur les lunghezze et punte, j'ai appliqué un autre mix au même temps. 10 grammes de 10, 10 grammes de 10-12, 10 grammes 10 grammi di 10-12, de 10-21, 10 di 10-21, 10 grammes de clear, 10 grammi di clear, et un demi-centimètre. E mezzo centimetro di magenta primary. Ok, donc ça c'est déjà réalisé sur ma tête malléable. Est-ce que vous m'accordez 2 minutes pour brancher mon téléphone? Tu veux 2 minutes? Oui, parce qu'on va être coupé sinon. Ok, juste 2 minutes. Vas-y. Andrea, abbiamo bisogno di 2 minuti di pausa, un cartello, perché mi sa che si è scaricato il telefono. Classico della diretta. Non ti sentiamo, Andrea. Stavo raccontando le barzellette, ma non è importante. Già il centimetro allora, era carina. Sì. Allora, Fabrice sta predisponendo il suo
caricatore e io spero che stiate vedendo allora con qualità e magari posso anche darvi alcune indicazioni sui programmi che stanno per arrivare, che ci sono alcune cose molto interessanti che trovate sempre nei nostri canali di YouTube, Adi Education ovviamente. In particolare il 7 di marzo si concluderà questo percorso editoriale che abbiamo fatto molto molto interessante con Patti Bussa, che è una editorial stylist che in questo momento sta lavorando per Prada in questi giorni, per darvi un'idea, nel team di Guido Palau. Abbiamo fatto questo percorso bellissimo, 4 serate intense, monografiche, alla sera 20:30, 21:30. Abbiamo fatto 4 serate dedicate a un unico tema cada una. Abbiamo fatto prepping, code, chignon e volume, quindi crespi, e il 7 faremo il corso con il test finale. E tutto questo è ancora accessibile, peraltro, se vi interessa fare questo corso di 3 ore, addirittura i nostri amici a casa ricevono una testina e un kit di prodotto per praticare insieme a Patti Bussa. E ci sono molti altri programmi interessanti, per chi ama l'acconciatura, arriverà Sabrina Dijkman, che è un fenomeno dell'acconciatura. Ci sono tanti altri programmi anche dedicati all'education e ai social, tra l'altro. E siamo proprio su un social importante che voi parrocchierando, per cui ci teniamo a fare in modo che i vostri social siano ben seguiti, ben scattati, perché ci sono dei corsi anche su quelli. Penso che abbiamo Fabrice. Voilà, Fabrice! Ci disoli! No. È il bello della diretta, è il bello della diretta. Donc, donc je vous ai expliqué ce que j'avais déjà réalisé sur la modèle, sur la tête malléable plutôt. Et là, je vais vous expliquer comment j'ai créé les séparations. Ora vi spiego come ho creato le varie sezioni sulla testina. Donc en fait, j'ai créé un losange. Allora, vedete, io ho fatto un rombo de 5 à 7 cm de large. Di lato 5-7 cm. Di larghezza, d'accord. Scusate. Ok. Je vais commencer par la pointe de frange. Per cui parto proprio dal centro della frangia. D'accord. Je vais venir tracer mon losange jusque au milieu de ma partie pariétale. Ok, e faccio la prima sezione, faccio la prima riga fino al centro della zona parietale. Je vais venir continuer ce losange jusqu'à la partie haute du vertex. Per cui proseguo fino alla parte alta del vertice. Je bascule sur la partie du pariétal opposé. E ritorno giù verso la parte parietale opposta. Et je finis par mon point de départ. E ritorno al punto di partenza. Donc là, je vais utiliser mon losange en traçant des voiles d'un peu moins d'un demi centimètre d'épaisseur. Allora faccio delle sezioni da qui di appena mezzo centimetro, appena meno. Sur chaque côté de mon losange. Ogni lato del mio rombo. Donc là, c'est le même mélange que j'ai utilisé au niveau de la repousse. Ed è lo stesso mix che ho usato sulle radici. C'est-à-dire j'ai un trou de mémoire. 20 grammes de huit. Dunque, 20 grammi di 8. 20 grammes de 9. 20 di 9. 5 grammes de 8-1. 5 grammi di 8-1. 5 grammes de 8-2. 5 grammi di 8-2. 1 plus 1 all'ossidante 0-0. 1-1 con l'ossigeno a 5 volumi. Donc là, entre deux séparations, je vais garder un voile naturel.
tra le due sezioni lascio una sezione naturale, non toccata. Donc, alors, encore une fois, ça dépendra de l'épaisseur de la chevelure de la cliente. E ancora una volta dipenderà dalla texture e dallo spessore del capello della cliente. C'est soit 2 à 3 séparations, soit 3 à 4. Nel caso faremo 2 o 3 sezioni di questo genere o 3 o 4 sezioni. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Vous voyez toujours bien? Oui, oui, ça va. Ça va? Oui. Donc là, je prends ma séparation. Anche qui, mais prendiamo la piccola sezione. Ici, au centre, quand je joins les deux bouts, les deux séparations. Però al centro, quando vado a ricongiungere le due sezioni, je ne prends pas les quelques cheveux du milieu. Non prendo il pezzettino di capelli al centro. Pour éviter d'avoir quelque chose de trop marqué. Per evitare un contrasto, una riga troppo forte. Voilà. Donc c'est très simple. Cette technique est super facile dans le sens où elle est rapide à réaliser. Et elle vous donne de la subtilité au niveau du résultat. Ok, perché è una tecnica molto molto facile, più che altro per la rapidità con cui la si fa, la si esegue, e per poi il risultato molto naturale che avrete. Ça vous permet en fait d'apporter de la subtilité à vos résultats. Qu'est-ce que tu entends par subtilité? Ça veut dire des résultats fondus. Plus okay, délicat, plus raffiné. È la tecnica perfetta per avere un risultato molto sfumato, poco contrastato, sfumato, delicato. Credibile anche, no? È credibile, sì. Ok. Donc là, vous voyez le produit, j'ai pas de... Il s'applique vraiment d'une simplicité. Vedete il prodotto come si applica in modo molto molto semplice. J'ai pas de risque de surcharge, même si je dépasse par exemple les 20 minutes, il n'y a pas de risque de surcharge, vous aurez jamais un côté mat avec cette gamme là. Non avrete poi sovraccarico mai, anche se lasciate più dei 20 minuti il tempo di posa, non avrete non si opacizzerà assolutamente. Donc là, je fais la même chose sur la partie arrière du losange. Faccio la stessa cosa sulla parte dietro del rombo. Je vais donc faire là, par contre, un peu plus de séparation, au moins 3, puisque là, j'aurai plus de profondeur à amener, puisque je suis sur l'arrière de la tête. Ok, qui gli darà un po' più di profondità perché siamo sul retro della testa, farà più sezioni. Toujours vos jonctions, vous gardez toujours une petite mèche naturelle, vous le voyez bien là. Ouais. Vedete bene qui, ricordate tra le giunture, per cui dove si congiungono i due lati, lasciate sempre un pezzettino, una piccola ciocca naturale. Voilà, vous la gardez pour vraiment avoir quelque chose qui s'emboîte de façon naturelle, ne pas avoir de gros paquets épais. Ok, la isolate, la tenete da parte per non lavorarla, per non avere dei contrasti troppo forti. Et vous suivez le sens de votre losange. C'est-à-dire que poi continuate seguendo il senso del vostro rombo. Ma séparation, elle va dans ce sens. Ma diagonale, elle va dans ce sens. Je continue à suivre le sens d'origine de mon dessin de séparation. Per cui la mia sezione era diagonale in questo senso, continuerò a lavorare con le sezioni successive sempre in diagonale nello stesso senso. Vous voyez, c'est ultra rapide. Ecco, vedete com'è veloce. Ça me prend rien du tout, mais par contre, ça va m'amener un maximum d'effets
sur mon résultat. Je vais venir créer des jeux d'ombre dans mon gris. Ok, super veloce ma super performante. Vedrete proprio che si creeranno dei giochi di d'ombra tra il grigio. Hop, toujours pareil, mes côtés je prends pas, je laisse. Stessa cosa, prendiamo questa nostra diagonale, la seguiamo, lasciamo il pezzettino di ciocca naturale nella congiunzione. Hop. Je garde une séparation entre les deux. Lascio una ciocca separatrice. Et je continue à dessiner mes voiles sur la partie arrière. Mais là, je fais au moins un voile de plus pour rentrer un peu plus dans la matière. Ok, e continuo nella parte posteriore, faccio un velo in più, una separazione in più per entrare maggiormente nella tonalità. Allora, petite chose aussi, je sais pas, c'est mon petit truc à moi, quand vous mélangez le Kidra primari avec cette gamme-là, prenez un pinceau en premier lieu, avec un poil un peu épais pour pouvoir écraser la matière. Ah, tu dois répéter. Je dois répéter. C'est trop compliqué. Oui, oui, oui. Je dis, quand vous mélangez avec des kidras primari, lors du mélange, prenez un pinceau ou un fouet pour bien écraser le kidra primari. Ok, perché quando si fa quando si miscela il primary, Andrea, forse mi sei in aiuto tu, serve un altro pennello, forse, qualcosa per mischiarlo meglio? Allora, mi pare di capire che il concetto sia partite con pochissimo prodotto, aggiungetelo un po' alla volta. E, can you say that in English, Fabrice? Please? Yes, yes. So... my tips is when you mix the Kidra primary with the Kidra jelly gloss, it's important to block the texture for find the homogeneity of texture and avoid the peak of inside the mixture. Okay. Quindi siccome il primary è estremamente pigmentato e lo inserite una piccola goccia dentro ad un gel trasparente, dovete assicurarvi sempre di emulsionarlo perfettamente in modo tale che non vi rimangano dei piccoli grumi che potrebbero farvi delle macchie perché sono estremamente pigmentati. Poi il prodotto si mescola molto bene, si miscela, però a volte è talmente poco che magari sfugge, quindi va mescolato con grande cura. Ta-da! Ta-da! Le risultato, ma avec un mouvement, avec 100 frange, parce que je trouvais que c'était aussi intéressant de vous montrer des résultats avec autre chose qu'une frange. Ok, perché vedete qui il risultato finale, l'unica differenza, lo vedete, è la frangia. Qui non l'ho fatta per darvi anche una visione diversa della parte frontale, poteva essere anche molto interessante così. Donc en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai des mouvements de zone foncée dans mon gris. E solo dei movimenti, dei giochi, dei movimenti del nostro grigio. E selon comment je bouge en fait mon cheveu, je vais avoir des zones qui vont créer de l'ombrage en fait. E appena muovo il capello si creano proprio delle zone d'ombra, dei chiaroscuro. Voilà. Voilà, c'est merveilleux. Voilà. Bellissimo in effetti. Bravo, bravo, bravo. Wow. Voilà. C'est vraiment, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est pas
de Kidra, c'est pas de créer des techniques compliquées, mais créer des techniques que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien et faciliter votre quotidien. Per cui la direzione di Kidra è proprio quella di creare dei look, di non creare dei look complicati, ma di creare dei look che voi possiate utilizzare giorno per tutti i giorni nel vostro salone. Ce qu'on a envie quand on crée des techniques, c'est justement de vous donner des idées sur quelques clientes et que ces idées deviennent des réflexes. Ok, perché quella l'idea è quella proprio di darvi delle idee sulle vostre, quando pensate alle vostre clienti e poi trasformarle. Parce qu'on peut faire des colorations fortes, voyantes, très fashion, mais je me dis souvent, quand j'ai commencé, vas-y, traduis ça et après je vais. Fabrice dice che si poteva anche fare la scelta di fare delle colorazioni, dei look più estremi, dei colori più moda, diciamo, ma diceva che quando in realtà, quando ha cominciato lui a lavorare, vas-y. Quand j'ai commencé, je faisais des choses comme ça, très fortes, très marquées, pour quelque part signer mon travail, mais... Sì, lui diceva all'inizio del suo lavoro, lui faceva molto questi, decideva di fare questi colori molto forti, molto estremi, particolari, perché voleva in un certo senso anche firmare il proprio lavoro, affermarsi. Et un jour, je rencontre, pendant une formation, je rencontre un coiffeur qui me dit, franchement, j'ai adoré votre collection, c'était sympa, c'était hyper coloré, ça m'a fait rêver. E un giorno invece ho incontrato un mio collega durante una formazione che mi diceva: mi è piaciuta la vostra collezione, mi piace tantissimo, è super fashion, ipercolorata, ma... Mais je peux pas l'utiliser au quotidien dans mon salon. Ma non posso utilizzarla nel mio giornaliero, in tutti i giorni, nel mio salone. Je vais peut-être pouvoir le faire à une ou deux de mes clientes, mais pas la majorité. Magari la posso fare questi colori a uno o due clienti, ma non sicuramente la maggior parte. Et en fait, c'est là où je me suis dit, ben en fait, il faut créer du style avec des couleurs un peu fantasy, mais de les adapter à quelque chose de plus, plus, comment je pourrais dire, plus prêt-à-porter. Mm-hmm. Però è da lì appunto che lui ha deciso, sì, di creare queste collezioni da quel momento in poi con degli accenni di fantasia, di moda, ma però con una base, diciamolo in francese, prêt-à-porter, per cui portabile. Chiedevano da casa dopo la decolorazione che miscela è stata utilizzata, l'ho rimessa sullo schermo, per cui potete prendere nota, sia per quello che riguarda la profondità della ricrescita, dove è stata utilizzata una miscela tra 8 e 9 e raffreddato con un 8/1 e un 8/2 e una goccia di magenta, e quando si dice una goccia, ragazzi, è ultra pigmentato, per cui si intende veramente mezzo centimetro di colore, e mentre sulle lunghezze con la tecnica che abbiamo fatto vedere a pannelli alternati 10/12, 10/21, per cui siamo sul biondo freddo con tra il cenere e il violetto, allungato un pochettino con gloss, per cui per rendere un po' più pastellizzato, e con sempre questo mezzo centimetro di Kidra Primary color magenta. Sono stato brutale e veloce nel riassumere, ovviamente la chiave erano i pannelli che avete visto, che magari vi rimetto su, alternati, ma poi potete anche rivedervi il video quando volete, perché questo video rimane a vostra disposizione. Se volevo rispondere al nostro amico Gianni di Maranello, che ci scriveva. Voilà, Fabrice, è stato bellissimo, bello, bello, bello. Grazie. Merci. Abbiamo avuto tanti amici a casa collegati. We had a lot of friends from home watching you. Grazie agli amici di Parrucchierando. È stato bello essere vostri ospiti. Come sempre a Romano lasciamo le chiavi sotto lo zerbino e cerchiamo di non lasciare in giro casino. Ripuliamo, siamo ordinati. Siamo dei coloristi ordinati.
e mi chiedono ancora un'altra cosa tecnica, oui. Però penso... On a encore des questions sur le sur la Losange. Sur la Losange. Donc allora, il n'est pas clair le mix 1 de la Losange. Donc si tu peux répéter oui. 20 grammes de 8 sur la Losange, sur la Losange. Sur les parties foncées. Vas-y, on refait. Sur le losange, en fait, imaginez que là, je suis sur une base complètement décolorée. D'accord? Alors, imaginate il rombo et lo immaginate complètement décolorato. Comme sur ma modèle. Comme sur la modella. J'ai commencé à travailler, donc, sur cheveux décolorés, mon losange, et j'ai appliqué dans mon papier le mélange suivant, qui est. Quindi nelle cartine ha lavorato, ha applicato questa miscela. Ma la domanda è se nel rombo è stata utilizzata la miscela 1. Questa è la domanda. Ma dans la losange hai utilizzato le mix 1? 1 e 2. 1 e 2 dans la losange, pour la losange. Exactement. Ok. C'est-à-dire que j'ai appliqué ma pastélisation foncée sur mes premiers centimètres, c'est-à-dire mes 5 premiers centimètres. Ok, sui primi 5 centimetri ha applicato la miscela 1, quella per le radici. Et j'ai appliqué sur mes demi-longueurs et pointes restantes le mélange le plus clair, c'est-à-dire le mélange numéro 2. Ok, e poi ha messo la miscela 2, per cui quello più chiaro sulle lunghezze. E le lunghe. En fait, si je reprends, j'aimerais bien pour reprendre le losange ici, pour que vous puissiez voir en fait la partie la plus claire. Vedete, infatti qui, lo riprendo nel look finito, la parte, vedete la parte più chiara delle lunghezze. En fait, c'est un dégradé entre le foncé et le clair. È un dégradé dalle... dallo scuro. Dalle radici, dallo scuro al c'est chiaro. Ça. E in fait, le parti foncé, c'è la même couleur che ma repousse. I pannelli più scuri sono la stessa miscela delle lunghezze più scure. Voyez, le parti foncé, c'è esattamente il même mélange che quello che j'ai utilisé per mes repousse. Ok, va bene, grazie. Nel dubbio mi sembra molto molto semplice, ma se avete un dubbio vi scaricate il book dove ci sono le sezioni, le miscele, e quindi non vi sbagliate ricette. Molto bene, credo che siamo stati quasi nei tempi, mi dicono che adesso è più chiaro, grazie Drake Dan, che è un nostro affezionato, lo vedo sempre in nostre dirette, grazie della tua fedeltà. Ragazzi, io ringrazierei anche a nome vostro il nostro amico Fabrice, che vedo che riceve complimenti a Iosa. Fabrice, our friend. Mi mando a tutti lì. De compliments pour toi online. Oui. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de partager des moments comme ça avec vous. Il me tarde quand même de venir vous voir un peu. Dice che non vede l'ora di venirci a trovare, è sempre un piacere lavorare con noi e condividere questo tempo assieme. Non vediamo l'ora. Ciao Fabrice, a presto, baci. Ciao. Vai. Opla, l'abbiamo lanciato, è stato molto divertente ragazzi stare con voi, siamo Adi, come ci dicono, ci ricordano in caso ci fossimo dimenticati, o in ogni caso potete trovare sui nostri canali tutte le informazioni sui corsi che stanno per arrivare. Paola, lanciamo il nostro video, ringraziamo tutti e ci vediamo presto. Grazie a tutti, mi raccomando, il video rimane disponibile, guardatelo con lo staff del vostro salone, createvi dei momenti vostri di formazione in salone con il book step by step, con il video, e sarà come insomma vederci dal vivo, stessa cosa. Buon lavoro. Quanto prima dal vivo per davvero. Buon divertimento e buon lavoro per questa settimana. Ciao ragazzi. Grazie mille, ciao a tutti.